Voltiamo pagina, ora parliamo di cronaca. Continua la caccia al comando che ieri mattina a Umbertide ha assaltato un furgone portavalori davanti a un ufficio postale. Ora in città, che negli ultimi giorni è stata vittima anche di altri episodi di violenza, si pone il tema sicurezza. Riccardo Milletti. Sgomento e paura sono i sentimenti prevalenti ad Umbertide il giorno dopo la rapina con sparatoria messa a segno alle 8 del mattino da tre banditi che di fronte a una quindicina di pensionati in fila davanti all'ufficio postale hanno assaltato un furgone portavalori, aggredito una guardia giurata e rubato circa 300.000 euro. Diversi i colpi di pistola esplosi dal collega della guardia giurata aggredita. I banditi hanno utilizzato tre auto per la fuga. La prima, con il lunotto posteriore distrutto dalle pallottole, è stata abbandonata a poca distanza. La seconda, nella frazione Eugubina di Camporeggiano, che dista una decina di chilometri da Umbertide. I carabinieri sono a caccia di indizi utili per identificare i malviventi. Qui parliamo di professionisti. Sapevano come fare, sapevano dove andare, sapevano che tipo di refurtiva potevano trovare. Ci siamo immediatamente attivati chiedendo il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Sicuramente è un fatto di notevole gravità, concorderemo delle iniziative che potranno essere così utili per sostenere, ecco, questo impegno a garantire al massimo la sicurezza dei cittadini. Nel 2020, sempre ad Umbertide, un altro assalto ad un portavalori che stava prelevando denaro dalla cassa continua di un centro commerciale. Anche in quel caso le guardie giurate reagirono sparando almeno due colpi in pieno giorno e davanti a decine di persone. I rapinatori non sono mai stati individuati.